Buongiorno a tutti, possiamo iniziare la conferenza stampa. Paesano, Roma Radio. Buongiorno mister, buongiorno. La Roma è costretta a vincere contro la Juventus, ma i bianconeri hanno perso solamente due partite in questo campionato. Come si batte la Juventus? Un bel quesito. Innanzitutto essere determinati, concentrati. Sappiamo benissimo che abbiamo perso una buona chance a Genova, però è importante far vedere ai nostri tifosi la reazione d'orgoglio che dobbiamo avere in questi momenti. Sono arrivato che era difficile entrare in Champions League, però siamo lì, non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Ci sono tre partite a disposizione e la cosa più importante è non avere il rammarico di queste ultime tre partite. Diamo il massimo e poi tireremo le somme. Calicchia, Roma TV. Salve mister, la Roma affronta una squadra, la Juventus, campione d'Italia, con dei tifosi però scontenti. I tifosi del Napoli sono scontenti, i tifosi dell'Inter, del Milan, della Roma, sembrano tutti scontenti. Come mai, secondo lei? Ma non lo so, forse perché le aspettative erano diverse, per cui a un certo punto si vuole vincere tutti quanti, però alla fine vince soltanto uno. E complimenti alla Juventus. Angelo Mangiante, Sky Sport. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Io vorrei un suo giudizio su Dzeko, nel senso lei lo conosceva già bene, benissimo, però un conto poi conoscerlo da fuori, un conto allenarlo. Cioè lo vede a 33 anni un po' in flessione, lo vede nel pieno della sua carriera, che impressione sta avendo da Dzeko? Ma lo vedo un giocatore molto forte, molto determinato, che si allena sempre bene ed è un... Ci sta, l'ho detto all'inizio, no? Ci sta un anno dove non riesce magari a far gol, dove magari in altre annate lo faceva, però la sua voglia, la sua determinazione mi hanno sempre fatto scegliere lui, perché è un giocatore importante per la Roma e anche se non sta facendo i gol che tutti quanti si aspettavano da lui, sta facendo un gioco molto importante per i suoi compagni. Volevo chiederle quali riflessioni, cioè quale pensiero ha avuto a caldo ieri quando è stata la notizia, no? Il fatto storico di quattro squadre inglesi che vanno in finale tra Champions e Europa League. Insomma, lo chiedo a lei che il titolo in Premier l'ha vinto. Allora, un pochino mi ha sorpreso, perché anni fa feci proprio questo discorso, no? Il fatto che loro non hanno mai un break invernale. E facevo notare questo, dico, non si arriva in fondo al campionato con tutte le energie, con tutte le forze, proprio perché non c'è qua in Inghilterra un break invernale per far recuperare i giocatori. Dico, e questo va a discapito e della fase finale delle coppe e anche della nazionale. Evidentemente gli allenatori hanno cambiato qualcosa, evidentemente c'è stato anche quel quid bellissimo che è il calcio e che ha fatto sì che quest'anno le quattro finaliste delle due coppe più importanti siano inglesi. Matera, Sport Italia. Salve mister. Zaniolo contro il Genova sembrava essere un po' spaesato in quel ruolo, almeno ha dato quella sensazione. Crede che è un discorso legato magari a un momento fisico del giocatore o un discorso di posizione, e se contro la Juve può essere importante la carta Kluivert dal primo minuto proprio in quel ruolo? Allora, di Zaniolo l'abbiamo detto più volte, lui è una mezzala a tutto campo. In questo momento per me è stato importante sia come trequartista, che non è il suo ruolo, che come esterno di destra, che non è il suo ruolo, però ha talmente una prestanza fisica, talmente grandi strappi nel suo gioco, che può ricoprire all'occorrenza anche questo ruolo. È logico che non possa essere un ragazzo che per il primo anno debutta in Serie A e al centro dell'attenzione tutto, possa avere tutte le partite, possa stare al 100%. Però devo dire che negli ultimi allenamenti lo sto vedendo molto, molto più rinfrancato, determinato, voglioso, e questo per me è importante. Biafora, Il Tempo. Buongiorno mister. Buongiorno.
Lei aveva detto che se Conte fosse arrivato sarebbe andato a prenderlo a Fiumicino. Ora, visto che Conte... Ora dovrà andare a prendere qualcun altro. No, dico, lei non andrà proprio a Fiumicino visto che resta? Magari resta e non va proprio a Fiumicino? No, ma io non, io sono venuto qui a Roma perché Roma mi ha chiamato, essendo tifoso della Roma sono venuto con tutta la mia entusiasmo e buona volontà. Finito questo, finisce il mio lavoro. Pastore, il romanista. Buongiorno. Buongiorno. Prima ha ribadito che vede Zaniolo come mezzala. Il rientro di De Rossi può favorire magari un cambio di modulo mettendo appunto Nicolò in quel ruolo? Ma potrebbe, io adesso ho ancora questi due giorni per decidere la formazione da opporre alla Juventus e vedremo, deciderò poi sempre per il meglio della squadra, per quello che mi può dare nei 90 minuti tutta la rosa che ho a disposizione. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Fino ad oggi in questa sua gestione abbiamo visto poco Under. Io le volevo chiedere che cosa le piace molto di Under e dove secondo lei invece Under deve migliorare e deve crescere. Allora, questo ragazzo vede la porta come pochi, gran tiro e tutto. L'infortunio evidentemente gli ha fatto perdere determinate sue qualità caratteristiche e non sono espresse al massimo. Durante gli allenamenti vedo che piano piano tirando in porta si avvicina sempre di più a centrare la porta. Quello che deve migliorare per me è quando giochiamo soprattutto con un 4-2-3-1 è che gli esterni devono rientrare, non può restare là davanti ma deve chiudere perlomeno la squadra, perché so che non è un recuperatore di palloni, lui è un finalizzatore, però se neanche entra e copre quella zona, poi dopo il terzino dietro è sempre preso in un 2-1, per cui deve migliorare l'aspetto di perdita di palla, quello che deve fare. Aldi Serri, il Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. In queste ultime settimane si è parlato tantissimo dell'allenatore dell'anno prossimo, adesso il presidente Pallotta ha appena fatto un appello ai tifosi sullo stadio, non le sembra che sia un po' perso di vista quant'era importante il campionato in corso, cioè visto da fuori e magari lei mi dice no, anche visto da dentro è anche visto da dentro. E allora in questo caso la partita di Genova un pochino si può spiegare anche così? È difficile dire se anche la partita di Genova si possa spiegare con tutto il bailam che c'è, no? Perché il bailam c'è in ogni società, in ogni squadra, fa parte del calcio mondiale, se ne parla sempre, no? È uno sport molto seguito proprio per quanto se ne parla. Io dico che dovevamo essere un attimino più pratici, più concentrati e non permettere di subire quel gol sul calcio piazzato. Perché poi dopo, sì, le chiacchiere, ma quando si va in campo bisogna essere concentrati e determinati. Ho detto anche, finita la partita, quando Mirante ha parato il rigore, dico, spero che questo punto che abbiamo alla fine, devo dire, guadagnato, invece di averne persi due, ci possa essere utile. Questo credo che sia la cosa più importante, no? Restare concentrati nel nostro, perché è giusto che ci sia un parlare di tutto, da allenatore, campo, tutte queste cose qui, ma noi addetti ai lavori dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro, il focus deve essere la partita che andiamo a giocare. Prego. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Buongiorno. Dopo ciò che ha appena detto mi viene difficile farle questa domanda, però volevo un chiarimento intanto su quello che aveva detto prima, cioè lei quando dice che è concluso il suo lavoro tra 3 settimane esclude quindi in alcun modo di rimanere alla Roma, e poi visto che si è parlato di questo no di Conte, questa trattativa che non è andata a buon fine, lei come allenatore della Roma, come tifoso della Roma, mi dica lei, si sente di promuovere la Roma? Ci sono le condizioni, per usare un termine di Conte, per un progetto vincente qui a Roma? Ma io una volta firmato avevo già deciso che sapevo che ero venuto qui in un momento di bisogno
della mia squadra, del cuore. Per cui finisce il campionato, finisce il mio lavoro. Mi sento di promuovere la Roma. La Roma è un bene inestimabile. È logico che mi sento di promuovere la mia squadra del cuore. Prego. Lorusso RDS. Buongiorno Ranieri. Buongiorno. A proposito proprio di questo, visto che incontrerà la Juve, lei ha esperienza qui, ha esperienza anche lì, è tornato e ha capito un po' a che punto è questa società rispetto al modello Juve. Secondo lei manca molto per arrivare a quello? Non ci arriverà mai? Ci può arrivare? Qual è il suo giudizio, facendo proprio un paragone tra le due società, tra i due organici? Allora, diciamo che nelle top squadre la Juventus è un grossissimo punto di riferimento. Essendo un grossissimo punto di riferimento, io credo che per la Roma sia vitale avere lo stadio di proprietà. Dopodiché potrà cominciare la rincorsa alla Juventus. Senza lo stadio avrà grosse difficoltà. De Angelis, Rete Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Quest'anno alla squadra spesso è mancata un po' di cattiveria. Io volevo sapere, ma questa caratteristica dipende esclusivamente dal carattere, da ciò che trasmette l'allenatore, o dipende anche dai dirigenti che ci sono intorno? Perché ad esempio quando lei sfiorò lo scudetto qui a Roma c'era un dirigente come Montali che diede il suo contributo. Allora, la determinazione, le caratteristiche di una squadra vengono marcate dal carattere, dalla qualità dei giocatori. Ci può essere un allenatore che non dia grosso carattere alla propria squadra, ma ha dei giocatori con grosso carattere. E ecco che allora l'allenatore, basta da dire due parole, ma ha una squadra di grande carattere, grande personalità, e ecco che tira fuori il meglio. Il bello è quando si riesce a costruire una squadra a somiglianza dell'allenatore. Questa è la cosa più importante. Klopp sta facendo un lavoro stupendo perché è riuscito a prendere dei giocatori che sposano al 100% la sua filosofia. E allora ecco che si vede un Liverpool spumeggiante, dare tutto. Sono contento che sia riuscito nel finale del campionato a far vedere quello che c'era all'inizio, perché fino adesso diciamo la lacuna che io riscontravo a Liverpool erano questi alti e bassi e non riuscire a tenere quella intensità di gioco, di pressione per tutta la partita, per tutto il campionato. Riuscivo a farlo in casa, ma non riuscivo a farlo fuori casa, e adesso invece riesce a farlo in casa e fuori casa. Questo è segno appunto che c'è una grossa unione tra società, allenatore e giocatori, e l'allenatore piano piano è riuscito a capire ancora di più tutto il campionato. Trinca, Teleradio Stereo. Salve mister. Salve. Come ha visto Javier Pastore in settimana dopo l'esclusione a Genova, e soprattutto se c'è la possibilità di vederlo sulla tre quarti, magari con Pellegrini spostato in mediano? L'ho visto bene, non ha accusato il colpo dell'esclusione, questo è importante, perché ci sono giocatori molto sensibili e magari pensano che l'allenatore non abbia fiducia in lui. Invece ha capito l'allenatore, si è allenato molto bene e sicuramente ha la possibilità di essere scelto. Facciamo l'ultima, Rapaglià, Centro Suono Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Come stanno Santon e Karsdorp, e allo stesso tempo se è possibile vedere Florenzi più alto in questa partita, se insomma la sfida contro la Juventus permette di avere Florenzi esterno alto? Allora, Karsdorp e Santon si sono allenati tutta la settimana, per cui stanno bene, certo non hanno i 90 minuti, e Florenzi è un jolly che può giocare sia più basso sia più alto, per cui sempre possiamo avere la possibilità di poterlo utilizzare nei due ruoli. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno.